i let it fall Bene, vengo, non so se il sindaco vuole fare due parole. Vabbè, già giusto, allora ti lascio fare due parole subito. Beh, Bene, innanzitutto, Bormonini. a nome di tutta l'amministrazione comunale, un ringraziamento a tutti i partecipanti per questa presentazione. Eh, perché è, per noi è molto importante come comune di vigno. Faccio anche subito un ringraziamento a chi ha partecipato per l'installazione della Signora delle Acque, quindi al gruppo degli Alpini eh, che si sono impegnati quest'anno sia per la posa della Signora delle Acque sia per la posa dell'Ave Maria al Passo Deira. Eh, un ringraziamento particolare va all'artista, all il Duca, che... È stato lui a venire a proporci di posare questa, eh, questa sua opera. È stato lui a individuare dove posarla perché, eh, perché ha un significato molto particolare: il punto dove è stata posata, al significato che è sullo spartiacque tra il, il, gli emissari del, del Po e gli emissari del bacino danubiano. Quindi eh, noi non lo sapevamo nemmeno, ce l'ha fatto sapere lui, altrimenti non, non eravamo nemmeno coscienti di questo. Quindi per noi importante è anche il significato dell'opera perché la signora delle acque, eh, l'acqua è un elemento importantissimo, la nostra valle è ricca di questo elemento e per noi importantissimo per la, anche per la sopravvivenza della nostra località. Senza l'acqua anche Livigno avrebbe i suoi problemi. Oggi è diventata importante anche per la produzione della neve, quindi per poter eh, continuare nel, nel suo compito eh, turistico e quindi eh, ancora più significativo quella, la, la posa di quest'opera. Quindi un ringraziamento a tutti e poi saranno loro che devono spiegarci il vero significato di tutta l'opera. Grazie. Grazie a Damiano Bormolini. Chiamo qua vicino a me, abbiamo eh, Claudia Tognali che è responsabile di, delle pubbliche relazioni ufficio marketing per lo scultore Il Duca. Che, come ha detto bene Damiano, è colui che ha dato vita a questa splendida opera. Nel video ne abbiamo viste due, oggi eh, andiamo a, a celebrare e inaugurare ufficialmente eh, la Nostra Signora delle Acque. Lascio quindi il microfono eh, direttamente a Claudia. Grazie, buongiorno a tutti e grazie di essere qui con noi a condividere questo momento artistico-culturale. Lo scultore e io desideriamo ringraziare l'amministrazione comunale, sia la precedente dove è iniziato il progetto, e l'attuale che lo ha portato a termine. In modo particolare ringraziamo il sindaco signor Damiano Bormolini e il vice sindaco signor Remo Galli. Un grazie di cuore va agli alpini e ai volontari della protezione civile che hanno collaborato alla posa dei due monumenti, l'Ave Maria che domina Tre Palle e la Signora delle Acque che veglia sullo Spartiacque dove nascono due fiumi, il Poschiavino e lo Spöl, sopra il Passo della Forcola. Ringraziamo gli amici che sono giunti da lontano, il dottor Marco Vitale, economista d'impresa, amante dell'arte e della montagna. Da Trento il signor Aldo De Gaudens, il signor Alberto Taffner, il signor Paolo Rossi e dalle giudicari il signor Zefferino Castellani. Da Chiavenna il professor Guido Scaramellini, il signor Paolo Lorenzini, direttore marketing e PR. Da Ponte di Legno il sindaco signor Aurelia Sandrini. Da Edolo il professor Dario Polatti, docente presso l'Università Cattolica di Brescia. Ora... Un ultimo saluto a una cara persona che merita di essere citata per la sua continua vicinanza morale e intellettuale durante il periodo del progetto. Parlo dal decano 96enni di Tione di Trento, il maestro Mario Antolini Muson, storico conferenziere pubblicista. Mario è autore del testo inciso sulla targa, applicata alla Signore delle Acque, Lombardia, Terra delle Acque. Prima di ufficializzare e di raccontare un pochino quella che è la scultura abbiamo bisogno di liberare la prima fila che mi sembra che sia impegnata questa mattina, quindi eh, rilascio ancora il microfono a Claudia per eh, un momento di riconoscimento, appunto come abbiamo detto, agli alpini che hanno eh, contribuito alla posa di entrambe le sculture. Chiamo anche, ecco, si avvicina anche il Duca. Quindi Claudia, se vuoi procedere, ti lascio. Chiamo, sappiamo già che non c'è Epi Bormolini, poi Alberto Cantoni, Rodigari David. Rodigari Manuel Cusini Ernestino, Formolini Mario, Galli Germano, Zini Rolando, Martinelli Lino Pini Gino, Cusini Lino, non c'è, Cusini Luca. Damiano Bormolini. Mm. Damiano Bormolini. Ermano. Damiano Bormolini. Damiano Bormolini. Eh. Damiano Bormolini. Al sindaco Tamiano Bormolini. Grazie, dice Sindaco Remo Galli. Bene, vi chiedo di rimanere qua perché è un momento adesso un po' più ufficiale. Rendiamo appunto ufficiale la donazione della nostra signora delle acque con la consegna da parte dell'artista di El Duca, dello scultore, chiedo scusa, della pergamena che verrà poi letta, il cui contenuto verrà letto da, da Claudia. Livigno 30 ottobre 2016. La signora delle acque. La comunità di Livigno riceve in dono dallo scultore Bertarelli il Duca e dalla signora Claudia Tognali, il monumento della signora delle acque che custodirà con responsabilità e provvederà alla sua manutenzione e sopravvivenza. Testimonianza nel tempo. Claudia Tognali e lo scultore Bertarelli. Ci spostiamo, fatto diritto, ok? Ci siamo. Abbiamo ufficializzato il, la donazione della, della, della statua, appunto, alla nostra signora delle Acque. Eh, abbiamo dovuto fare questa, questa cerimonia all'interno perché il clima di questi giorni mi sa che era un po' freschino. Eh, vuoi fare due parole? Procedo? Già fatto, quindi continuo io. Eh, continuo perché volevo un attimino illustrarvi, prima di eh, dare la parola ai numerosi ospiti che sono intervenuti oggi, Vorrei fare due parole veloci sulla, sulla scultura. Chi non avesse avuto modo di, di andare a vederla, come avete visto dal video, eh, merita decisamente, notevolmente. E quindi iniziamo con una breve descrizione e poi parlerà da sola una volta che andrete a vederla. Ehm, due parole appunto sulla signora delle acque. Come diceva Damiano, è posizionata sopra il passo della forcola in una posizione non casuale per quel che si trova sullo spartiacque dove nascono i due fiumi, lo Spöl e il Poschiavino. Due sono i vocaboli ai quali il Duca ha fatto riferimento, sincretismo e acqua. Tutti i credi del mondo vengono qui raggruppati nell'unico elemento essenziale per la vita, l'acqua, che è di tutti e per tutto il creato. Osservando il manufatto si denota l'elemento emblematico rappresentativo dell'umanità che è proprio la figura umana e nello specifico la figura femminile di donna madre, che largisce vita, affiancata da sorella acqua, indispensabile e costante generatrice di vita sulla terra». Devo girare il foglio, vi chiedo scusa. Dunque, sempre osservando il manufatto e fermandosi sulla parte di sostegno in basso, si notano dei tubolari leggermente piegati che stanno a significare l'opera dell'uomo, rappresentata simbolicamente nelle condotte forzate per la produzione dell'energia elettrica e quant'altro. All'interno dei tubi si intravedono delle palle in ferro di varie misure che stanno a significare le gocce d'acqua che cadendo vanno a bagnare i cinque tronchi a cono che rappresentano i cinque continenti della Terra. All'interno di ciascuno di essi risulta inserito un tubo piegato, il quale evolvendosi verso l'alto viene a significare la vita che prorompe dal terreno, come piante rampicanti che vengono alla luce quasi scoppiando verso la luce delle radici. Tutto un insieme di parti interdipendenti nel rendersi ogni elemento e parte indispensabile l'uno dell'altro. Se si toglie un solo elemento, tutto cade e la vita si spegne. Si tenga presente che in tutte le sculture all'aperto non esiste il piedistallo o base d'appoggio. Eh, ogni struttura ha come base lo stesso suolo, in maniera tale che ogni struttura dia l'impressione visiva di uscire o dal prato o dalla roccia o dal terreno. È intenzione dello scultore che il visitatore veda ogni opera nascere dalla madre terra, intuendo che le radici vanno trovate nella sostanza eterna, ma nascosta dalla natura, della natura dove l'acqua eterna sorgente di vita continua a scorrere, sgorgando improvvisamente alla luce da quelle viscere e nascere, gorgogliando poi per rivi, torrenti e fiumi, quasi mormorando ad ogni persona, in maniera dolce ma ossessiva, serviti di me, ma non distruggermi. Io mi sono servita di queste parole che sono state... Da parte, citate da parte del Duca, quindi questa era un po' la, la descrizione appunto della, della statua della nostra Signora delle Acque. Chiederei adesso a Claudia di intervenire per qualche riferimento geografico più ampio relativo alla Regione Lombardia, dopodiché partiamo con gli interventi dei nostri ospiti. Lombardia, Terra delle Acque. Volere ancora una volta ribadire il valore determinante dell'acqua nell'ambito del creato è solo farsi interpreti di un tenue eco di quanto ormai è stato assodato attraverso constatazioni personali, studi approfonditi, dibattiti a non finire, leggi e regolamenti che vorticano attorno alla presenza sulla terra di un elemento così prezioso ed essere diventato a causa del processo tecnologico disordinato un vero assillante problema da seriamente affrontare da parte di tutta l'umanità, obbligatoriamente protesa a doverlo conservare nella sua essenzialità e conseguentemente nella sua efficiente ed efficace disponibilità a favore di tutti gli esseri umani. Per rapportare l'argomento acqua all'ampio paesaggio della Lombardia significa voler solamente giungere ad individuare proprio nell'elemento acqua il simbolo emblematico per rappresentare la sua essenzialità costitutiva quale specifico punto di riferimento per l'intero territorio. Tant'è vero che lo stesso maggior scrittore lombardo Alessandro Manzoni, quando mette in bocca a Lucia il suo mesto saluto alla sua terra natale, non può che farle esclamare addio monti sorgenti dalle acque, torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche. L'acqua, quale elemento simbolico comune dell'intero territorio e quale simbolo fecondo che unisce ogni singolo anfratto dell'incomparabile ambiente del suggestivo paesaggio. Certamente Infatti si può dire che la Lombardia voglia dire essenzialmente terra di acqua, quella che sgorga dai ghiacciai e dalle infinite sorgenti e fin anche dai nascosti meandri del sottosuolo, ricchezze di acqua che scorre negli storici fiumi che formano la magnificenza dei laghi lombardi, vere perle che danno alla regione lombarda un primato incomparabile. In, ogni in ognuno degli anfratti del territorio regionale, che si estendono dal Ticino all'Adamello e dalle cime dell'Alpi al Po, si sente lo, scor lo scorrere gorgogliante di acque in superficie o nascoste nelle viscere geo geologiche. Ed in ogni vallata, sia vastissima ed anche ristretta, continua il costante e dioturno passaggio di gocce in compagnia che danno vita e senso ai tanti solchi glaciali fino alle distese della pianura. «Sui declivi montani, fra boschi e prati, sgorgono le silenti sorgenti che regalano gocce preziose al manto della flora, dissetano la fauna e vivificano la presenza dei bovini e dei caprini con pastori e allevatori. Fiumi, torrenti, cascate, rivi e sorgenti che dall'eternità hanno forgiato e resa incantevole un'oasi montana» che è nata e vissuta dal gorgogliare carghezzevole di tante gocce che non hanno mai cessato di farsi artefici e dono senza mai chiedere nulla, se non una mano capace di saperle convogliare ed usare per il proprio bene comune. Ricchezza d'acque che si esalta dall'azzurro dei laghi, acque che diventano provvidenza attraverso i canali, acque che si trasformano in sostanziale e indispensabile alimento per l'uomo attraverso la ridondanza delle fontane e degli acquedotti. In Lombardia l'acqua è sempre stata lo. La portata di ogni vallata, di ogni città, dell'estesa pianura, benefica in alta quota a servizio per secoli degli allevatori e del bestiame e sul fondovalle per soddisfare i necessari bisogni delle popolazioni agglomerate nei tanti villaggi e città: sia come acqua potabile per persone e animali, sia per lavare la biancheria, quant'altro, e per incrementare l'attività degli stabilimenti industriali. Durante il secoloare periodo medievale, le acque diventano anche una determinante risorsa per la vita della città, ma soprattutto per il settore del lavoro agricolo. Quanti canali sono usciti dalle costole dei fiumi che abbeverare, per abbreverare la sete delle risaie dei campi, senza contare quanto si sono rese indispensabili per il continuo proliferare di mulini, di segherie, di officine, di filande, di filagnamerie e poi di industrie a non finire. L'acqua, sempre e solo l'acqua, presente in ogni attività, anche economica. Poi ecco che la ricchezza delle acque in Lombardia solletica in maniera determinante anche gli appetiti e gli interessi di un progresso che si annuncia strettamente dipendente dall'energia. In particolare, l'energia elettrica, prodotta grazie allo sfruttamento delle acque delle Alpi, e nelle Alpi si presentava la immensa ricchezza di quell'elemento diventato improvvisamente prezioso ed appetibile dai tanti pretendenti che riuscirono a realizzare impianti idroelettrici, risultati fra i migliori e più importanti dell'Italia e del mondo. Acque, che restano sempre il cuore della Lombardia, è una peculiarità affidata a tutti i cittadini e agli amministratori pubblici lombardi. Senza di esse le popolazioni locali sarebbero tanto e tanto più povere. Non tanto perché mancherebbero della soddisfazione alla loro naturale sete quotidiana, ma soprattutto perché privi dell'arricchimento sostanziale che da sempre ha trasformato la Lombardia in una delle più esaltanti regioni dell'Italia e dell'Europa, invidiata da tutti, appunto per la ricchezza inusitata delle tante acque visibili e godibili nei suoi invita invitanti ed esaltanti laghi. Quindi proprio l'elemento acqua rimane un patrimonio naturale gratuito che va valorizzato e salvaguardato, ma soprattutto conservato, non solo come simbolo ed <coughs> emblema del territorio, bensì quale essenziale complemento esistenziale delle peculiarità locali e della propria identità territoriale ed antropologica, ossia nell'effettiva e convinta considerazione che la Lombardia è e resta la vera ed emblematica terra delle acque. Proprio per questo un artista montanaro giunto in Lombardia dalla terra trentina delle giudicarie, altrettanto famosa per le sue ricchezze di acque, si è trasferito ed insediato in una delle più singolari vallate lombarde e se ne è talmente immedesimato nel fantastico territorio da voler quasi accarezzare e baciare il suolo lombardo con un'opera d'arte scultore dal titolo Signora delle Acque, da issare su una delle vette lombarde più significative, quasi a sancire l'amoroso abbraccio delle popolazioni locali. Con l'elemento chiave della fortunata e benefica Regione Lombardia. La dolce signora potrebbe vegliare su tutti: cittadini, popolazione, turisti ed ospiti, quale costanto monito per l'avvenire del voler considerare la terra lombarda, vegliata e benedetta dalle regine delle acque. Firmato Mario Antolini Moson. Possiamo iniziare con gli interventi. La prima persona a cui chiederei appunto di fare due parole è Zeffirino Castellani, presidente della comunità delle regole spinale Manez dal 2005 a tutt'oggi. La comunità delle regole è una proprietà collettiva, una delle poche rimaste in Italia, il cui primo documento che appunto richiama le regole risale al 1249. Prego a lei. Grazie. grazie grato dell'invito da parte delle autorità locali e dell'amico Guglielmo Bertarelli a partecipare a questa suggestiva inaugurazione in rappresentanza del territorio trentino e giudicariesi, in particolare che si contraddistingue anch'esso per la ricchezza delle acque. I nostri incontri in terra giudicariesi, il cui artista, autore di questa grandiosa e importante opera scultorea, ha vissuto i Natali ed ha vissuto la prima fanciullezza ed adolescenza, abbiamo spesso parlato di Acque, sognando di avere anche noi, nella nostra vallata, un simbolo artistico capace di farsene voce ed emblema. Poiché nei bacini montani del Sarca e del Chiese, l'acqua scorre e canta le sue canzoni più allettanti ed invitanti, tant'è la sua vivacità e la sua essenzialità presenza per tutte le popolazioni ed i regni animali e vegetali. Ben 152 sono i corsi d'acqua, oltre 150 le sorgenti captate, 43 i laghi a cui si aggiungono i bacini idroelettrici, e oltre 20 le vedrete i ghiacciai. Si può dire che le giudicarie voglia dire essenzialmente terra di acque, in. In giudicarie l'acqua è sempre stata l'ossatura portante di ogni vallata, benefica di in alta quota a servizio dei pascoli e per soddisfare i necessari bisogni delle popolazioni. Già nei antichi statuti del 1200 si parla di acquedotti, di salvaguardia di ogni sorgente e rivoli d'acqua. Durante il periodo medievale le acque diventano anche risorse per il settore del lavoro, specie nell'artigianato. Lungo ogni corso d'acqua è stato costituito e continua a proliferare di municipi, di segherie, di filandi, di e di fucini. L'acqua è sempre e solo l'acqua presente in ogni attività economica. Acqua, però, che resta sempre il cuore delle giudicarie, una peculiarità affidata a tutti i giudicariesi di oggi e di domani. Quindi, un patrimonio naturale e gratuito da valorizzare e salvaguardare ma soprattutto da conservare accuratamente e non soltanto come simbolo ed emblema del territorio, bensì quale è essenziale, completamente esistenziale della peculiarità locale e della propria identità territoriale ed antropologica, ossia nell'effettiva e convinta considerazione che le giudicarie sono e restano la vera ed emblematica terra delle acque. Per questo la nostra presenza qui con voi oggi, impegnati a rendere emblematica questa effigie e a salvaguardare le acque che dalle Alpi sendono al di qua e al di là dei crinali alpestri, vuole essere un auspicio e avere parallelamente un monumento gemello a questo che tronneggi anche di, al di sopra delle valate giudicariesi di fronte ai provvidenziali ghiacciai della Damello e di tanta ricchezza di acque scrosciante e fresco e culla di, di fonte perenne. Ancora grazie di cuore a quanti ci hanno voluto con voi ed auguri la presenza di questa stupenda realizzazione. Signor Castellani, ehm, gli alpini ci hanno dovuto lasciare, se ne sono andati perché hanno un impegno qui. Eh. Devono andare a fare le castagne, quindi li abbiamo visti alzarsi e uscire, ma semplicemente per, per questo motivo. Bene, il secondo ospite a cui vorrei cedere la parola è il signor Eudo De Gaudens, ex senatore assessore della provincia eh, di Trento, è stato anche insegnante di, del Duca da giovane ed è membro volontario del direttivo dell'associazione Trentini nel Mondo. Prego. Grazie, <coughs> ma devo ringraziarti. Per l'invito, perché non credevo di essere tanto importante per un artista come il Duca. Ci siamo conosciuti anni fa, cioè ci siamo ri-riconosciuti perché non avevo più in mente il, il eh, Guglielmo Bertarelli di 16 anni che frequentava la scuola professionale dell'Enaip di Trento nel 1961. Probabilmente molti dei presenti non erano, non erano ancora nati, e anche di quelli che sono qui. <ride> e poi eh, improvvisamente, alcuni anni fa, ci siamo rincontrati, non mi ricordo in quale occasione, ma eh, ero venuto a trovarti a Edolo. E ed io ho scoperto che anche dalla scuola professionale, nella quale si imparano le professioni, le, le notizie base,. Nozioni base delle professioni del meccanico, dell'elettricista, del muratore erano queste le qualifiche che si seguivano e il saldatore seguivano Trento, potesse eh, venire fuori un artista del calibro di El Duca. Logicamente non è che la scuola professionale fa gli artisti, quindi deve esserci dentro nell'anima un qualche cosa. Probabilmente, però, la professionalità acquisita nella. Nel saldare, nel modellare eccetera, è servita in qualche modo. E quindi grazie per l'invito. Poi eh, devo fare un'altra un considerazione: quello che mi è piaciuto nella tua opera, in questa opera particolare, è l'abbinamento sincretismo-acqua. Se noi guardiamo il monumento, non esiste la croce. La croce. Eh, indicativa della religione cattolica o de del cristianesimo. E, eh, ricordo che qualche anno fa, per esempio in Trentino, era sorta una specie di, eh, come dire, di protesta eh, finalizzata a rimuovere le croci che ci sono sulle cime, su molte cime del Trentino, perché deturpavano o deturpano il paesaggio, un paesaggio incontaminato e la croce disturba questo, questo paesaggio. Naturalmente eh, ci fu una, eh, una ribellione popolare e anche i politici dissero no, queste non sono argomentazioni che stanno in piedi. Però nel caso tuo, aver affrontato un monumento che unisca tutte le culture, tutte le sensibilità laiche e religiose in un, eh, in un messaggio che è universale, come hai detto, come hai scritto tu, che è universale la vita che nasce dalla donna e dall'acqua, che mantiene la vita. Quindi questo abbinamento mi sembra molto indovinato e eh, è aperto a tutte le sensibilità. Quindi non c'è cristiano, musulmano, ateo, eh, laico, eccetera. Lì, lì li comprende tutti. E naturalmente la costruzione... La, il significato dei vari elementi si, eh, comprende, si comprendono leggendo quello che hai scritto perché il turista che passa e vede questo bel monumento apprezza molto la qualità esecutiva, l'originalità, ma non penetra il significato, per esempio, di quelle sfere di varie dimensioni che rappresentano le gocce d'acqua che cadono sulla vita, sulla realtà la aiuta a crescere, va bene. Secondo me eh, quindi è stato un, un pensiero molto, è un, un'idea molto originale, completa per il pubblico e densa di significati. Quindi conoscevo la tua, eh, la tua arte, perché quando sono venuto a trovarti mi hai illustrato tutte le tue potenzialità, o tutte, molte delle tue potenzialità. Però mi, era, mi sfuggiva questa sensibilità filosofica, diciamo, in un certo senso. Per cui io ti ringrazio, perché io sono stato insegnante tuo. Vabbè, ma io ho imparato qualcosa, ho imparato molto da te. A parte che non ho eh, la sensibilità artistica, quindi non sarei capace, essendo di, eh, come dire, eh, di eh, come dire, formazione tecnica. Io ero perito, sono perito elettricista. Eh, quindi non ho questa sensibilità, ma eh, quando vengo messo davanti all'evidenza e viene descritta una certa, eh, una certa realtà, allora anche le mie sensazioni cominciano ad affinarsi, cominciano a capire e forse ad avvicinarsi un po' all'arte. Un po'. Va bene, sono ancora molto lontano. Quindi io ti ringrazio e ringrazio la Claudia dell'invito perché avete, mi avete arricchito. E quindi grazie. E il terzo ospite a cui adesso cedo la parola è Alberto Taffner, che è Presidente dell'Associazione Trentini nel Mondo, giornalista e scrittore, è stato Presidente dell'Enei Provinciale, nonché Direttore della RAI con sede del Trentino Alto Adige. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. E proprio perché, come diceva, io ho lavorato in RAI, mi ha colpito il video, il video iniziale, e mi ha colpito al di là dell'aspetto artistico, la forza che dava questo video sulla spettacolare ambientazione, ma soprattutto sulla collaborazione, sulla solidarietà delle persone che hanno contribuito a, ad allestire questa opera d'arte. Quindi la partecipazione umana. E come diceva, sono anche presidente della Trentini nel mondo, eh, questa partecipazione umana eh, noi la riscontriamo proprio in tutto il mondo e soprattutto tra la gente che ha sofferto, che ha dovuto andarsene, che ha dovuto cercare altrove la propria strada. Così come ha fatto Bertarelli, il ragazzo Bertarelli ha studiato a Trento, ha studiato nel Trentino. Ma, Sarebbe limitativo considerarlo oggi un artista trentino o lombardo, perché l'arte non ha confini, l'arte non può avere confini, così come non ce l'ha la solidarietà, il rapporto di reciprocità. Sono cose, sono espressioni di un'umanità che non possono essere trattenute da confini o inquadrate, ingabbiate in muri soprattutto se sono muri culturali. Quindi eh, gli italiani e i trentini che hanno provato sulla propria pelle la strada dell'emigrazione non sono solo trentini o solo italiani che se ne sono andati di casa, ma sono persone. Sono persone che sono andate in un altro posto del mondo, che è la loro casa, perché è il mondo la casa dell'uomo. Certo, la radice rimane, la tradizione rimane, ma il mondo deve essere considerato come il luogo dove chiunque, dove qualsiasi persona, qualsiasi essere umano può esprimere le proprie fantasie, può inseguire. I propri sogni e le proprie speranze. E spesso, fortunatamente vediamo. Il duca ha inseguito il proprio sogno, la propria speranza e la propria arte e ce l'ha fatta. Grazie. Bene, grazie mille. Ehm, interviene ora Guido Scaramellini. Presidente Lombardo dell'Istituto Italiano dei Castelli, socio fondatore del Centro Studi Storici Valchiavennasti, Valchiavennaschi, chiedo scusa, pubblicista, storico ed ex professore di lettere. Non spaventatevi che sarò brevissimo perché vedo che oramai l'ora è abbastanza tarda. E a me tocca di fare una prima nota per quanto riguarda Livigno non è uno, uno sbrodolamento al sindaco. Però Livigno gode di eh, una situazione particolare. Prima di tutto il rispetto del dialetto. Siamo alla vigilia di Halloween e ci tengo a parlare di questo, perché noi tutte le cretinate che vengono da fuori le peschiamo subito. Retinate che magari non lo sono in America, in America, in Irlanda, sapete che dall'Irlanda è andato in America questa. Ma non ha niente a che fare con la nostra tradizione. E quando io dicevo ai miei colleghi a scuola, soprattutto a quelli delle elementari, non erano miei colleghi, ma comunque colleghi insegnanti, dicevo: Ma l'erba fiora che le marz, ma queste tradizioni che eh, ma oramai noi non siamo più in una civiltà agricola. Siamo in quella di Halloween, quella che io sul giornale qualche anno fa ho intitolato così, La saga delle zucche vuote. E l'intendimento era, non era solamente alla zucca di Halloween. Ecco, eh, a Livigno si è salvato il dialetto. Io, quando sono entrato qui, non è la prima volta, l'ho già visto altre volte. Ma ho letto il by del Comune. E, e by del comune è dialetto, nessuno trova una scritta del genere, tutti municipio, casa municipale, perché sapete l'italiano è più aulico, sì è più aulico ma ci appartiene a volte di meno, non perché non sia utile, ma perché per fare comunità in un paese il dialetto è importantissimo. Quando noi siamo lontani, a me è capitato più volte, e magari trovo uno che vagamente è del nord Italia e mi metto a parlare in dialetto. Siamo subito amici, non ci siamo mai visti, ma la lingua già è un tutt'uno perché serve a, ad accomunarti. Non è un chiudersi, ma è un aprirsi, è un offrire quello che abbiamo noi agli altri, a quelli che vengono qui. Quindi Livigno da questo punto di vista è un'eccezione. È un'eccezione anche quando si pensi che Livigno ha una sua storia in due volumi, ha due tomi che non finiscono più è del suo dialetto. Ecco, queste sono quelle cose che se noi non facciamo quanto prima eh, non ci saranno più. Soprattutto i toponimi, il dialetto, il modo di, 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 di chiamare i vari punti della, della natura che abbiamo intorno, scompariranno. Scompariranno col, col finire il nostro, con, già in parte sono scomparsi. Ed è una, un, una parte di cultura. Pensare che la cultura sia quella che si legge sui libri, sia quella delle poesie, sia quella del. Eh, il liceo classico che ho fatto io quando ero giovane, la cultura è tutto, la cultura è anche come si mangia, oltre che come si parla e come ci si saluta per strada. Oggi dicono tutti eh, le stesse cose, venivo su adesso in macchina da Chiavenna, ho impiegato tre ore perché ho dovuto passare da Sondrio e sentivo alla televisione e eh, alla radio parlare di una eh, persona molto colta, io a un certo punto non ho più seguito quello che dicevo, ma ho contato quante volte ha ripetuto naturalmente, quante volte ha ripetuto in qualche modo, quante volte ha ripetuto, ripetuto assolutamente. Tutte queste mode che sono inutili perché servono ad esprimere una realtà che non c'è. L'altra cosa è che io sono qui a parlare di El Duca, El Duca Guglielmo Bertarelli. Perché? Perché lo conosco da tanti anni. Conosco lui, conosco la Claudia, lo conosco perché... Perché ha fatto anche una grande mostra a Chiavenna, tanti anni fa. Ma lo conosco perché sono stato sullo Scorluzzo a, a, a inaugurare la sua, vicino allo Stelvio, c'eri anche tu Paolo, e vicino allo Stelvio appunto, questa statua con l'altare, eccetera. Ma c'ero anche a Madesimo quando abbiamo, avete inaugurato la barca di San Pietro, San Pietro il patrono. Assieme a Paolo, ma Paolo viene un po' messo in sottordine ehm, del, del paese, sono stato al Gavia quando è stata inaugurata la Madonna, e allora un po' di Guglielmo Bertarelli so, ho visto il suo, il suo atelier, o lo frequento da tempo. Direi che questa, questa signora delle acque, che giustamente è vista come simbolo di vita, alla, alla nascita delle, delle acque dello Spell e del Poschiavino, quindi di due grandi affluenti dell'Adda, abbia una caratteristica che è simile a molte altre sculture del di, eh, di duca di Guglielmo. E cioè è un'arte in senso antico. In senso antico, perché è un'arte che è fatta anche di artigianato. Avete visto come alta, come sta, mi sembrava un po' una Madonnina del Duomo di Milano, che una volta era la più alta, dopo è stata superata dal Pirellone, adesso è stata di nuovo superata, ma dai, dai nuovi condomini in vicinanza della stazione centrale. Ma eh, è questo, quindi è un insieme di artigianato, quindi di capacità di far stare in piedi le cose e nello stesso tempo di creazione artistica. Che cos'ha la creazione artistica di Guglielmo? Non è per. ma è soprattutto la stilizzazione della forma. Cioè presentare questa donna o questa madonna, a seconda dell'interpretazione, così affusolata che va verso l'alto, che si perde verso l'alto, è un simbolo al di là di tutti i simboli che si possono avere, alcuni dei quali sono stati illustrati anche da quello che ci ha letto Claudia. Ecco, quindi per. Livigno è ancora più importante perché c'è una terza cosa particolare per Livigno e cioè è l'amore per la scultura. Cioè noi adesso ci meravigliamo, ci preoccupiamo nelle città e nei paesi, città in provincia di Sondrio, per fortuna non ce ne sono, le chiamano città ma sono paesotti, e siamo abituati a studiare la storia dei monumenti antichi. Io faccio parte di un centro di studi storici, quindi a volte si parla spesso del, dell'ieri e poco dell'oggi. Ma noi cosa lasciamo ai nostri antenati? E Allora è giusto che si mettano delle sculture anche di persone, di artisti contemporanei, affinché quelli che vengono dopo di noi trovino anche una nostra testimonianza, una testimonianza del periodo in cui noi siamo vissuti, che non è il peggiore di tutti. Anche questo, questa cosa che oggi è abitudine dire. Ho visto anche degli striscioni eh, per quello, il, di, il disastro che è capitato da None, il solito modo che, eh, italiano, non è vero che è solo italiano, ne capitano anche in Germania, eh, anche recentemente, ma noi non ne parlano granché, ne capitano anche in Svizzera per non andare tanto distante. Però questa abitudine di vedere il nostro, la nostra epoca come la peggiore è, è una falsità. È una falsità perché c'è un modo di dire in italiano che si continua a ripetere. Mai come di questi giorni siamo caduti in basso, mai come oggi siamo caduti in basso, ma l'hanno sempre detto. Se l'hanno sempre detto vuol dire che allora non è vero che mai come di questi giorni oggi, perché è sempre stato così. Cioè è un invito a vedere anche quel, di, quel che c'è di buono. Ed è giusto che lasciamo quel che c'è di buono anche in alcune testimonianze, come la scultura che viene inaugurata oggi. Complimenti al Sindaco e complimenti soprattutto all'artista che l'ha realizzata. Grazie anche a lei. Ora è la volta di Marco Vitale, economista d'impresa. Di amante del, dello sport, della montagna, sul suo curriculum figurano, farebbero prima figurare le montagne che non ha scalato o sciato no? e, e anche grande amante dell'arte. Prego. Grazie, mi fa molto piacere e ringrazio per l'opportunità di dire due cose su temi profondi e importantissimi. Io grazie all'amicizia profonda con alcuni alpinisti importanti, tra cui Giuseppe Lafranconi di Livigno, che oggi non è qui e è molto dispiaciuto, ma aveva una messa ai ragni di Lecco, mi ha spostato la data e quindi è dispiaciuto. Franco Guggiati di Sondrio, che invece è qui, eh, lo ringrazio di essere venuto. Cosimo Zappelli, capo delle guardie, grande alpinista e, e direttore delle, delle guide di Courmayeur, morto tanti anni fa sul suo bianco. Con questi amici siamo andati in giro per le montagne del mondo e quindi io ho avuto la fortuna straordinaria, siamo andati in giro non con spedizioni commerciali, ma da amici. Ed era bello vedere questi alpinisti che nel tempo libero andavano in montagna per sé, per gli amici, mentre il resto del, dell'anno lavoravano sulla montagna, giusto? E quindi siamo andati intorno a, a, a. Loro sono saliti. Io spesso sono andato intorno solo a montagne straordinarie. Abbiamo girato intorno al Cerro Torre e al Fitzroy che sono montagne naturali, sono sculture tra le più belle che la natura o oh Dio, a vostro piacere, hanno regalato all'uomo. O le torri del Paine, altre sculture sconvolgenti. Siamo stati, siamo stati sul Caracorum, abbiamo camminato per giorni e giorni sui grandi, immensi ghiacciai del, del Caracorum, <coughs> fino al campo base del K2 o del Broad Peak, poi loro sono saliti sul Broad Peak. Siamo stati sul grande McKinley, che in realtà il suo vero nome di origine è Denali, il nome che vuol dire la grande. È una distesa stupenda, immensa, di ghiacci straordinari, tra cui tantissime sculture naturali. Mi Piace ricordare che il McKinley è entrato nella geografia dell'uomo bianco ufficiale, cioè sulle cartografie, solo nel eh, 1902, quando il capo della, di quel servizio americano è riuscito ad avvicinare questa montagna che era lontanissima prima che si potesse usare l'aeroplano. L'avvicinamento tra laghi, fiumi: era una cosa tremenda. Per questo. È entrata nella ufficialità così tardi, e da quel momento si sono scatenate le grandi spedizioni sostenute da giornali da città, grandi città finanziate da grandi, grandi finanzieri. E queste spedizioni molto numerose sono tutte fallite. Chi è salito sul Mount McKinley la prima volta? Il 12 giugno del 2013 era un reverendo, si chiamava Stacker, di 50 anni, che faceva il servizio religioso della zona e che quindi da, da anni ammirava questa grande montagna. Ed è salito in montagna con l'aiuto di un cercatore d'oro, guidatore di slitte mai stato in montagna, di due ragazzi di vent'anni fortissimi mai stati in montagna e di due ragazzini di 14-15 anni che tenevano il capovase. E così sono saliti, e sono saliti però con una grande intelligenza, prendendo il tempo necessario, sono stati su 48 giorni e vi spiegherò poi perché ricordo questo episodio che secondo me è molto indicativo, sono saliti, si hanno messo 48 giorni, ogni tanto tornavano giù a prendere, si erano attrezzati per vivere a lungo in montagna. E quando sono saliti, quello che hanno fatto, hanno fatto un tedeo, un ringraziamento al Signore per questa emozione straordinaria per poter godere di queste bellezze, di questa aver calpestato per primi una cosa meravigliosa. Ecco, io da queste mie passeggiate, passeggiate, da queste mie gite in montagna ho imparato tantissime cose. Quello che mi porto più profondamente è un grande rispetto per la montagna, tutta la montagna sia una montagna isolata, che sia una delle nostre montagne antropizzate, dobbiamo rispettarla per quello che è, per quello che ci dona e continua a donarci. tutto questo profilo, fare a Cima Piazzi o andare sul Maumechili dove sono stato anch'io lì, è la stessa cosa. Il sentimento profondo che ci emana da, queste, da questa terra. Grande rispetto e grande senso di religiosità. E io questi due sentimenti profondi che ho accumulato, che ho, ho, negli anni in queste mie gite, li ho ritrovati e li ritrovo nelle sculture di Erduca. Quando ho sentito che girava dalle nostre parti uno scultore che voleva fare delle sculture sulle nostre montagne, io non lo conoscevo allora. Ho preso paura perché so che sono in giro un sacco di scultori che fanno queste installazioni, loro le chiamano, loro non le chiamano più sculture, solo installazioni, che in genere sono delle cose belle, brutte, non lo so, è soggettivo, ma sono cose che possono stare a Livigno, nel centro di Mexico City, a New York la stessa roba di fatti tante volte le ritroviamo in un posto mentre non una stata pensata per un altro e che non esprimono nessun rispetto per nessuno né per la storia né per la geografia né per le montagne e non esprimono nessun tedeum e invece se vai sul Kili, devi fare il tedeum, punto e quindi questo senso di religiosità che emana dalla grande montagna io l'ho ritrovata nel duca. E quindi quando l'ho conosciuto, io l'ho conosciuto da poco nel 2008, però l'ho conosciuto in occasione dell'inaugurazione della Madonna delle Nevi che Scaranellini ha già ricordato. La Madonna delle Nevi è su uno sperone, le rese basse dello scorruzzo domina la valle del Braglio, ha una leggerezza straordinaria, ci trascina verso l'alto, esprime religiosità, ma esprime anche storia, perché lì c'erano le trincee dei nostri militari che hanno combattuto questa lotta tremenda, questa guerra... Tremenda. E quindi lì c'era rispetto, c'è cioè, il rispetto dell'ambiente, della storia. Insieme si racconta la terra, quella terra lì, quegli uomini lì, e lo slancio verso l'alto, lo slancio verso il cielo. È in quel momento che io ho fatto amicizia con il Duca, perché è un uomo che rispetta. È un uomo che non fa le cose a caso. È un uomo che, come ha fatto qui, vi ha detto dove mettere la Madonna delle Acque. Guardate che questa qui è una cosa straordinaria. Se voi aveste preso uno di questi scultori, artisti che vanno per la maggiore, che sono di moda, lui vi diceva, cosa vuoi, ti faccio questa roba qua, te l'ho messa in piazza, eh, con sei afri... <ride> trasporto il vostro carico e reagisce questo è il modo oggi commerciale di fare arte e quello che fa uh, un personaggio speciale di Erduca è proprio questo che lui fa la scultura per sé quello che sente dentro e per il desiderio di trasmettere quello che c'è dentro agli altri al territorio alla popolazione tutti noi. E qui questa volta questi sentimenti sono ancora più ricchi, più belli di quelli pur semplicemente dedicati alla montagna, perché qui c'è l'unione tra la montagna e l'acqua, come tanti di voi hanno già ricordato. Che non è solo l'acqua, è l'unione tra la montagna e l'acqua. E questo è bellissimo. Perché l'acqua. Io la voglio ricordare, è già stata ricordata, tanti aspetti dell'acqua. L'acqua è un fattore di pace. Poi là si scatenano anche delle lotte. Sul lago d'idro da vent'anni c'è una lotta tra gli abitanti e l'energia elettrica che vuole portare dietro acqua, ma sono scaramuzze. L'insieme dell'acqua è un elemento che unisce. Non è solo per la Lombardia che partono con i fiumi che partono da qui, dalle nostre montagne, vanno ben oltre la Lombardia. Carlo Cattaneo ha delle pagine stupende sui fiumi, della, del, sui, sui torrenti della Valtellina, che a quel tempo creavano un sacco di danni. Vedere quante, quante disgrazie ci sono state nell'Ottocento è impressionante. Ma lui diceva: poi dopo, questi torrenti vengono addomesticati dall'uomo, ecco l'opera dell'uomo importante, e poi si chettano nei laghi alpini. E da lì vanno a Lombardia, che lui chiamava l'acosissima Lombardia. Ma poi vanno oltre, e da una parte vanno per altre strade e arrivano al Danubio. E il Danubio è un fiume che attraversa non mi ricordo più quante nazioni nazioni che hanno avuto regimi diversi, guerre, eppure non avete mai sentito parlare di una guerra per il Danubio. Eretto da una convenzione da tantissimi anni che è sempre gestita pacificamente da regimi magari in guerra tra di loro, ma che sono il Danubio è elemento di pace, l'acqua è elemento di pace, obbliga e guida gli uomini a vivere insieme. E io credo che il valore di questa scultura sotto questo profilo oggi è ancora più importante che ci richiama all'elemento della pace, elemento che è in grande pericolo nei nostri. Dove vediamo rifiorire nazionalismi, odi tremendi e sentiamo ribollire dei pericoli. Proprio sul tema della pace, quindi, questa Madonna, o oh, non la donna, donna, delle acque è anche per me, la donna della pace. Grazie. Primariamente sono qua come amico di Claudio Di Guglielmo, perché una storia inizia sempre con un folle che crede a dei progetti e quando nel 2007. Mi si presenta Claudio e Guglielmo, e mi dicono c'è da mettere una struttura allo Stelvio. Allo Stelvio noi abbiamo Pirovano, ehm, ogni anno eh, celebravo la Madonna della Neve e vedendomi questi due personaggi, soprattutto Guglielmo che era più rude che fine come adesso è un po' sgrazzato, no? e mi dice c'è da fare questo punto. Dico va bene, dico Guglielmo. Eh, vediamo di quello che si può fare nel 2008. Eh, organizziamo questa messa il giorno prima, quando mettiamo la Madonna, era una giornata infame, nevicava addirittura. Non so come abbiamo fatto a mettere, cioè so, c'è sempre la provvidenza che si muove. Perciò mi sento un pochettino il tra virgolette il papà di questa, del fatto che il duca abbia iniziato a, a muoversi tra di noi. Però ehm, quando ho avuto questa opportunità di venire a Livigno e volevo ringraziare gli organizzatori perché anche il fatto che abbiate creduto in questa signora delle acque eh, porta a delle riflessioni molto profonde. Primariamente perché l'acqua è un elemento determinante nella vita di ognuno di noi. Allora se uno pensa che il nostro pianeta è composto dal 71% di acqua, e che il nostro corpo ha qualcosa come tra il 90 e il 99% di molecole d'acqua, allora uno si ferma e dice l'acqua è l'elemento primario. Allora, ehm, questo porta ehm, a una riflessione profonda. Noi troppe volte ci dimentichiamo di quello che è il rispetto dell'acqua, eh, perciò viene deturpata in tante maniere, ma soprattutto non riusciamo ad amare profondamente quello che è l'elemento acqua. Eh, inserisco ehm, un personaggio a me molto caro e ai più è sconosciuto, è morto nel 2014, si chiama Masaru Emoto, un giapponese. Masaru Emoto, ehm, con degli studi particolari, è riuscito a capire che l'acqua se caricata da vibrazioni positive, crea dei cristalli perfetti. E questo l'ha applicato anche in quello che è la nostra guarigione a livello fisico, perché se noi primariamente ci amiamo, e qua abbiamo il nostro maestro Gesù che ha detto amati prima di uscire da mare, creiamo delle, dei cristalli perfetti dentro di noi. Perciò a livello di curiosità... Eh, se avete piacere cercate MazaroMoto. Eh, scoprirete delle cose incredibili. Io qua mi fermo perché eh, ho già parlato tanto e penso che eh, soprattutto dobbiamo portarci dentro e parlo agli amministratori, ai sindaci, a chi governa il nostro territorio ma anche a livello mondiale. La responsabilità grande che avete di far sì che l'acqua sia un elemento vivo, l'abbiamo ognuno di noi, eh? però questo vuol dire amare, vuol dire amare il territorio, vuol dire amare e non cedere a volte a delle regole di potere che portano all'interesse del portafoglio e non a quello dell'umanità. Ed è quello che ha mosso primariamente eh, Guglielmo nel fare le sue opere. Niente, io sono qua come un amico di Claudio e di Guglielmo. Eh, e sono contento di questa opportunità e ringrazio uno a uno voi che siete qua presenti e vi ricordo attenzione che l'acqua è l'elemento principale della nostra vita grazie ora chiederei eh... L'intervento anche di Dario Polatti, che è esperto e studioso di tendenze socioculturali sui consumi di moda, ha maturato una lunga e significativa esperienza come direttore commerciale e marketing nel mondo della moda ed è docente presso l'Università Cattolica di Brescia. Grazie. Sì. Lei aveva bisogno di utilizzare. Sì, il ho, PC? Pensato ho pensato che non farò la, la presentazione perché diventa complicato girare le slide. Si sente sì. Perfetto. Quindi la, parlerò così. Senza immagini. Grazie. Beh, la moda c'entra poco in una giornata come questa, in una presentazione. In ogni modo, la moda è anche parte dell'arte. Il mio breve intervento sarà incentrato su. non si, si sente, vero? Si posso parlare anche senza? Sarà incentrato su due aspetti. Comprendere l'arte. Come si può comprendere l'arte? È difficile comprendere l'arte molto spesso perché l'arte a volte è frutto di istinto e di intuizione. Oppure molto spesso ricade in quello che è il bagaglio culturale di ognuno di noi, non riusciamo a decodificare i testi, la visione del mondo attraverso appunto la nostra conoscenza, la nostra cultura. E laddove è difficile comprendere, allora, come diceva anche la, il nostro artista, che ho letto tra le righe, tra le sue biografie, è necessario instaurare un colloquio, una relazione molto stretta tra artista e fruitore dell'opera. Quindi cercando, è stata spiegata molto bene stamattina, diciamo, tutta la simbologia della Signora delle Acque. Quindi, io non voglio entrare in questo aspetto. Dico solo che molto spesso quando si cerca, appunto, di decodificare il significato di un'opera si tra... bisognerebbe distinguere quello che fa parte proprio dello studio e della sperimentazione da ciò che è invece inutile provocazione o inutile diciamo sì um, tendenza astratta dell'artista che non ha alcun significato molto spesso l'opera racchiude anche dei significati nascosti a volte non li ha quindi a volte può essere un'inutile provocazione Lucio Fontana ad esempio nella sua nella sua diciamo, rivoluzione eh, ideologica e artistica, anche i tagli che lui ha fatto nella, nella, nella tela, non hanno espressione diciamo, artistica, ma rappresentano una rivoluzione, proprio quello che è stato ideologica, l'astrattismo. Ora invece vorrei entrare brevemente in quello che è la simbologia dell'acqua. Si è detto che l'acqua è. È vita, l'acqua è generatrice di vita. La mitologia greca ne parla tantissimo no? dell'acqua, utilizza l'acqua come elemento proprio per raccontare i miti. E noi sappiamo che i miti sono quelli poi che guidano la storia dell'uomo. Noi ci riferiamo molto spesso alla mitologia per conoscere diciamo, il nostro destino. E parla ad esempio di Oceano, questo che era il figlio di Urano e di Gaia. Oceano che è, secondo la mitologia greca, il generatore dei fiumi, dei laghi, degli oceani, oppure ancora nell'Odissea di Ulisse, per esempio, c'è la figura di Poseidone, Poseidone che è appunto il protettore dei mari e degli oceani, o ancora il mito di Ofelia, per esempio, anche lei che si lascia questa... Questa, questa dea, questa ninfa, questa sirena che si lascia cullare, si lascia morire dall'acqua. L'acqua è anche mh, elemento di meditazione, di introspezione, di relazione tra noi e lo spirito. Ma dal punto di vista della religione anche l'acqua, noi sappiamo, si parlava appunto di sincretismo. Guglielmo il Duca ha davvero eh, centrato bene la rappresentazione simbolica attraverso la sua scultura. Il sincretismo è la capacità di mettere insieme elementi diversi, elementi di culture diverse in un unico, diciamo, elemento, quello che è appunto l'acqua perché l'acqua, diciamo, in tutte le religioni è rappresentata come concetto di rinascita e di morte, il concetto di immersione e di immersione dell'acqua come purificatrice della vita. Ne vendiamo il nostro cristianesimo, per esempio, no? la religione cattolica, il battesimo, che lava dal peccato originale, oppure presso gli ortodossi l'immersione di tre volte nella fonte battesimale del bimbo, del neonato, oppure anche nell'islam, la purificazione negli induisti, il lavaggio proprio nel fiume, proprio come lavacro, come, come diciamo, capacità di, ehm, di lavare tutte le nostre colpe. E quindi ecco anche dal punto di vista dell'uomo primitivo, l'uomo primitivo tra i quattro elementi l'acqua senz'altro è l'elemento più simbolico perché l'acqua è divina. Noi vediamo che gli insediamenti primitivi sono stati tutti costruiti intorno, diciamo, alle vallate, perché l'acqua è principio di vita. Senza acqua e senza aria noi non possiamo vivere, ovviamente. Il nostro corpo è rappresentato più di due terzi dall'acqua e quindi questo è un aspetto importante. E ancora nella mitologia è il mito di Narciso, Narciso che si specchia nella fonte e quindi lo specchiarsi è la consapevolezza del nostro sé. E quindi questo è un narcisismo positivo. Certo che poi a forza di specchiarsi ci, si, si ricade dentro e quindi se la nostra immagine è referenziale a noi stessi siamo incapaci di comunicare e quindi questo è l'aspetto negativo, negativo del narcisismo. Io mi devo complimentare con, ehm, con Guglielmo e il Duca perché davvero... A parte che è una conoscenza, un'amicizia che dura da molti anni anche con Claudia e quindi sono contento di essere qui oggi con loro che mi hanno dato questa opportunità di fare questo mio brevissimo intervento e complimenti davvero perché è un'opera grande. Grazie. Grazie a nome dell'amministrazione anche a tutti gli ospiti, a tutti voi che avete fatto questi splendidi interventi molto profondi, molto significativi. Non so se in chiusura di questa mattinata, di questa cerimonia, il Duca vuole lasciarci due parole in chiusura. Ma... Una... L'unica cosa che io posso dire è ringraziare tutti. Avete parlato tutti quanti bene. O piacere di aver centrato un tema, vediamo se il comune di Livigno riesce a portarlo avanti. Grazie. Prego, prego. Posso? Scusate, eh, io vorrei far dono della nostra storia al sindaco e al duca di una realtà che è stata citata anche prima, Carlo Cattaneo ha dichiarato. Che ci sono nel Trentino, le regole spirali Manesse, e poi c'è la magnifica comunità di Fieme, abbiamo anche la magnifica Ampezzana vicino, da altre parti. In Lombardia, non so se sono rimaste queste realtà. La nostra storia risale: il primo documento noto al 1249, ma sicuramente era un riconoscimento di una realtà che esisteva già dal periodo dei Retti. Stiamo parlando di un ente che esiste già. Questo non lo possiamo dimostrare, ma già nel, i Romani eh, abbiamo una targa in lo, in, vicino a Genova, il 108, che riconoscono che queste ci sono proprietà collettive nell'arco arc, nell di tutte le arti. Abbiamo in Svizzera, visto che siamo vicini alla Svizzera, abbiamo in Norvegia, abbiamo in Islanda, io ho l'opportunità di conoscere perché vado in giro. nella in gran parte del, del nord, che hanno avuto risonanza e nel 2009 quando la Elin Ostrom ha ricevuto il premio Nobel per il governo delle proprietà collettive. Io vorrei farne dono al, al duca e anche al sindaco dei nostri volumi e c'è anche un filmato fatto da Badaloni qualche anno fa sulla giornata delle regole dove i regolieri spiegano e vivono cosa, cosa sono. Bene, grazie anche a tutti voi che siete intervenuti, eh, per voi, per i signori ospiti avete a proposito proprio di, di doni all'interno delle buste eh, che sono state preparate dall'ufficio turistico di Livigno e troverete il video con il quale oggi abbiamo presentato appunto questa, questa scultura. Eh, se abbiamo finito io ringrazio ancora Mi una volta tua. tutti voi qui eh, presenti ringrazio. e ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti.